Zeni si è salvato due volte stasera, la prima volta con il gol di Simi che ha pareggiato contro il Benevento e ha dato matematicamente la possibilità al Cagliari di sapere di poter rimanere in Serie A. Ma la salvezza vera è arrivata a San Siro, dove la squadra rossoblu non ha accettato di giocare una partita anonima, ma è andata a prendersi quel punto che serviva alla vigilia di questa giornata, contro una grande squadra, a costo di rovinare la stagione del Milan, che rischia a questo punto di non andare in Champions League. Un grande Cagliari, il Cagliari che doveva crescere dopo l'esperienza maturata in questo campionato, e se i presupposti sono quelli visti sul campo del Milan, effettivamente la lezione è stata completa. Presa a fondo. Peggiore stagione che possibile fino alla 30ª giornata, perché effettivamente stava battendo tutti i record negativi, e poi con il gol di Cherry contro il Parma la resurrezione. Una resurrezione completa che ha portato il Cagliari, sotto il segno della disperazione, a vincere molte partite, a non perdere più, a cercare il successo a ripetizione, a credere nelle proprie possibilità. E come è andato avanti è cresciuto sempre più, tanto che oggi la controprova era proprio la partita a San Siro. C'erano due possibili soluzioni: il fatto che il Cagliari continuasse, come ha fatto in questi ultimi anni, a scansarsi di fronte alle grandi squadre e a dare quasi il favore alle principali squadre perché andassero per il loro corso. L'altra, di scendere in campo con la formazione migliore e giocarsela a viso aperto come è capace di fare con tutti. Ha fatto questa seconda cosa, e lo 0-0 di San Siro non è frutto del difensivismo, perché le due principali occasioni avute sono due occasioni del Cagliari, due parate straordinarie di Donnarumma. Insomma, un Cagliari che ha giocato alla pari contro il Milan, che chiaramente ha difeso ma ha contrattaccato e che ha dimostrato di poter stare in una zona diversa rispetto alla salvezza ottenuta con un punto in più rispetto alle concorrenti. È un Cagliari che, se non andrà a smantellare ma crederà nel progetto che sta avviando o che ha avviato Semplici, facendo le cose giuste, che non sono poi cose macroscopiche, non sono quelle cose che ti vendono sotto forma di effetti speciali, probabilmente riuscirà a essere una squadra che l'anno prossimo, in un campionato povero si dice, potrà dire la sua. Non bisogna smantellare, il regalo più bello per i tifosi sarebbe quello di mantenere tutti i giocatori più importanti e prendere quei tasselli che mancano in determinate zone, che sono mancati nella prima parte, ma che mancano ancora, anche se poi si è compensato turando un po' la falla. Insomma, salvezza piena e salvezza ottenuta dal Cagliari, non regalata dagli altri, anche se gli altri ci hanno messo molto del loro, con i 3 punti in 21 partite, ad esempio del Benevento, ma i punti ottenuti dal Cagliari, compreso quest'ultimo, il più importante, sono punti che si è conquistata da sola la squadra rossoblù, credendo nelle proprie forze. Ecco, questa è la strada, questo è il miglioramento di quest'anno, e speriamo che su questa base si capisca che si deve continuare, che non bisogna tornare indietro, che non bisogna pensare ad effetti speciali, ma bisogna pensare ad un calcio semplice dove ciascuno sta al suo posto e dove l'appartenenza ad una squadra, l'appartenenza ad una maglia, la compattezza di un gruppo può fare la differenza.